Dottoressa Bella, allora, quali novità, che provvedimenti dobbiamo aspettarci per quanto riguarda il Tribunale di Lipari? Sappiamo che ormai, come da decreto, aprirà ai primi di ottobre. La sua visita appunto qui. La mia visita è finalizzata a rimuovere gli ultimi ostacoli logistici e di personale che potevano ritardare l'apertura del Tribunale, ma pensiamo che tutto sia risolvibilissimo e riteniamo che, salvo disastri, dovremmo riuscire a rispettare il termine previsto dal decreto. Ecco, come mai Ischia apre prima, Lipari invece dopo? Per una questione molto semplice, perché Ischia non aveva mai chiuso, Ischia aveva chiuso solo formalmente ma non materialmente, mentre qua avevamo dismesso tutto, avevamo portato via i mobili, il personale e le strutture, i collegamenti con la rete unica del Ministero della Giustizia, e quindi occorre ripristinare tutte queste attività. Ecco, sarà una questione, sarà insomma una procedura complessa o la complessità si farà in tempo, insomma, perché poi in Italia sappiamo come vanno queste cose. Ecco. Allora, consideriamo una cosa, che dal provvedimento del ministro, ovvero laddove è stata fissata una data di riapertura, scaturiscono tutta una serie di conseguenze processuali e quindi non possiamo permetterci di ritardare rispetto a questa data, per cui in un modo o nell'altro riusciremo a rispettarla.